Questo studio della durata di un paio di anni e che si è avvalso della collaborazione di qualificatissimi esperti ci ha permesso di comporre un puzzle all'interno del quale siamo riusciti a identificare quelle che sono le evidenze che in quest'area, come ho già detto, insistono e che necessitano di tutela e di processi conservativi affinché il livello dei servizi ecosistemici venga implementato o quantomeno mantenuto. L'importanza di avere questi dati, di queste analisi, oltre a costituire la memoria storica che quindi ci consentirà di quali quantificare le variazioni che sulle specie si possono avvenire nei prossimi anni, permette anche di attivare dei processi oltre che conservativi anche di progressivi sul data reale per fare in modo, diciamo così, che vengano mantenute le condizioni minimali di base per la qualificazione naturalistica dell'area e che gli effetti dell'area possano permearsi anche al di fuori degli stretto vincolo dello stesso perimetro dell'area vincolata. La legge 38 ci impone una serie di studi proprio per valutare lo stato dell'arte della riserva, valutare la sua salute e in questi studi, queste due campagne che hanno affrontato sia problemi di tipo floristico che di tipo faunistico, in fondo non è che ci condannano completamente, nel senso che l'amministrazione è stata attenta, ha fatto bene i compiti a casa, adesso dobbiamo continuare su questa linea, completare e a dare nuovi studi, perché è proprio dalle competenze diverse, interdisciplinari, che si associano che poi si possono dare dei risultati che sono risultati attendibili scientificamente.